Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, sehr geehrte Damen und Herren, señoras y señores, signore e signori, sta per iniziare Va ora in onda una nuova puntata della nostra consueta trasmissione in diretta web, online, live di lunedì sera, qui su Saius Web Network, in Saius Web Radio e Saius Web TV, a cura di e con il sottoscritto che vi sta parlando, Gianluca, quando ci sono, il mitico e preziosissimo Luca, e l'inimitabile, grande e grosso, Saius, in provvisoriamente, i due compari, più uno, ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali, perché quelle cerebrali non ci sono più. Tre, sì, perché per l'appunto giunta alla sua terza edizione, la terza stagione, il terzo anno che va in onda in diretta qui su SciShub Network, il lunedì sera, e appunto come ogni lunedì sera quasi, in onda dalle ore 22 circa, ovvero dalle 10 pm, le 10 di sera, sempre rigorosamente orari italiani, dell'asse Berlin-Frankfurt-Roma, CET, Set, Central European Time, e per un'oretta e mezza circa, almeno cioè fino alle 23.30 più o meno, vi terremo compagnia con i nostri ospiti. E quindi se volete intervenire in diretta oppure anche contattarci semplicemente, potrete farlo attraverso le nostre pagine qui nel web, anche scrivendoci nel nostro sito direttamente in www.sciuswebnetwork.it, pure adesso, durante la trasmissione, tramite la chat che trovate aprendo il nostro sito, in cui peraltro potrete fare delle domande direttamente agli ospiti in questione, o anche tramite le nostre caselle di posta elettronica, info@sciuswebnetwork.com, Gianluca@sciuswebnetwork.com e Luca@sciuswebnetwork.com, nonché poi ci potrete sempre seguire anche in Facebook, nella nostra pagina in Facebook con il nome Saius Web Network, e poi ancora in Twitter con il nome @Saius, quindi @Saius, tutto attaccato minuscolo, ed infine su YouTube troverete le cose che il mitico Saius carica per tutti noi in YouTube con il nome Saius Radio, tutto attaccato minuscolo. E poi vi ricordo la nostra pagina, il blog, in www.saiuswebnetwork.net, perché Saius Web Network è Saius Web Radio e Saius Web TV. Vi vorremmo inoltre ricordare, come sempre per correttezza, onestà e trasparenza, nonché pure per una maggiore completezza di informazioni, che il brano che ascoltate in sottofondo, qui nella sigla iniziale d'apertura della nostra consueta trasmissione in diretta web dei lunedì sera su Saius Web Network, provvisoriamente i due compari più uno, due, si intitola Bluesin, tratto dall'album First Studio Session degli Still Nameless, questo gruppo italiano proveniente dalla Sicilia e più precisamente da Alcamo, in provincia di Trapani, e che comunque potrete sempre trovare, come tantissimi altri strepitosi artisti che noi di Saius Web Network scoviamo in giro per la rete e mandiamo liberamente in onda anche sotto licenza Creative Commons, sempre nel solito sito di Jamendo, in www.jamendo.com. Ed ora, signore e signori, che la diretta abbia inizio! Si parte! Via! Vai! E buonasera! Bene, bene, bene! Ciao, 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 carissimi amici web radio ascoltatori e naturalmente carissime amiche web TV spettatrici. Non so perché ho detto web radio ascoltatori e web TV spettatrici, ma chi lo sa come mai questo lapsus, questo lapis freudiano. Ma scherzi a parte, allora, ribenvenuti finalmente in diretta alle 22:05 primi questa sera di lunedì
21 luglio 2014, qui con il vostro caro Gianluca, che finalmente ritorna dopo un po' di settimane di stop personali, anche di questa trasmissione di Provvisoriamente i due compari più uno, ritorna appunto in diretta insieme a voi, ma per voi e con voi, nel senso che ci potrete sempre seguire e interagire con noi, ma soprattutto con il grande, mitico, il fautore, il creatore, il titolare di questo network, e che è appunto il grande Saius, a cui tra poco passerò la parola. Purtroppo, udite, udite, cari nostri web radio ascoltatori e soprattutto web tv spettatori, quindi vi invitiamo ad andare nel nostro sito in www.sciencewebnetwork.it, dove sicuramente ci sarete anche voi, che per l'appunto ci ascolterete, se no come farete o come fate a sapere che siamo appunto lì se non venite nel sito? Anzi no, grazie anche a coloro che ci rimandano il segnale, che ringraziamo sempre in prima persona. E dicevo, per l'appunto, e udite udite, questa sera purtroppo, a differenza di come di solito era, cioè che c'era lui ma non c'ero io, solitamente per i miei impegni teatrali, stasera non c'è il nostro grandissimo Luca, l'irresponsabile, disorganizzativo, come comicamente ci divertiamo a prenderci un po' in giro in maniera bonaria, ma con il massimo rispetto reciproco, ognuno per le proprie cose che facciamo, e quindi il nostro responsabile organizzativo e del palinsesto, il grande Luca, a cui diamo un abbraccione, un bacione, lo salutiamo. Questa sera purtroppo non sarà qui con noi, quindi ahimè, dovrete accontentarvi del... Ai 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 ai, signora Longari, ai 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 ai, desideravo tanto la signora Dalgisa, carissima signora Dalgisa, come sta? Come la va? Bene, come va? Tutto bene. Ho visto che lei, signor Gianluca, stava andando così, tutto sparato. Eh sì, lo sa, cara Dalgisa, il suo padrone, perché quello può essere Saius, sicuramente le dice che quando Gianluca è in diretta, purtroppo lo vorrò, ecco com'è, parla e non dà mai la parola, forse, o comunque parte sparato. Scherzo a parte, Gianluca, no, dai. Il grande Saius! volevo fare così un po' lo stupidotto questa sera, ma... sono ormai che è un mese e mezzo che non andiamo più in onda, no? Perché ti sono cresciuto, no, ti sono cresciuti i capelli, ho visto. Ma non hai notato, caro Saius, che sono cresciuti i capelli, ovviamente, ma sono anche finalmente dimagrito di alcuni... Dove? Sulla punta del naso? Infatti lo so, perché la mole, la massa è ancora tanta, però voglio dire, finalmente abbiamo perso un bel po' di chiletti, almeno 6-7 kg, lo so che tu non dai, no, non dico che non dai soddisfazione, non li puoi notare, ma vatti a vedere i video di qualche mese fa. Video! Grandissimi video! No, non mi senti molto carico questa sera, perché è molto caldo. Non so come mai, perché non è... Come arrivi male con l'audio? Arrivi male con l'audio, è un piacere saperlo che arrivo male con l'audio. Dicevo, non so come mai questa sera sono particolarmente, stranamente e occasionalmente carico, nel senso che non è che sia un bel e buon periodo di vita, personalmente parlando, però devo dire che forse questa sera la voglia di venire un attimo qui dopo tanto tempo, e quando le cose si fanno magari dopo tanto e poche volte, ecco che le si fa con più voglia, giusto Saius? Non so. Quanto quando il gioco si fa duro, Gianluca arriva. Quando non si fa dure, le due cominciano a sparare. No. E Saius, siamo tornati un po' agli albori, quando eravamo tu e io, tra l'altro quando iniziamo nel lontano gennaio. Io e tu. Tra l'altro eravamo solo noi e neanche in video, anzi in video, che quindi era una cosa tra me e via web radio, e naturalmente ringraziamo tutti coloro che ancora ci seguono. Non so questa sera chi ci sarà, perché come al solito, o meglio, ultimamente, visto che siamo mancati per diverse settimane, e quindi l'appuntamento settimanale dei Provvisoriamente i due compari più uno, giunta la terza stagione, la terza edizione, il terzo anno solare, diciamo, che andiamo in onda, questa sera occasionalmente c'è, cioè anche all'ultimo, perché l'evento è stato creato dal grande Saius all'ultimo minuto, e quindi non so chi ci sarà questa sera che ci ascolta, ma ringraziamo lo zoccolo duro. Uno, due. Siamo noi due. Oltre a noi due, altri uno, due.
uno, due, ok, che salutiamo e che invitiamo naturalmente come tutti ad andare nel nostro sito, appunto dicevo prima, in www.sciencewebnetwork.it. Peraltro troveranno la chat, quindi arrivate nel sito, vedete in alto a sinistra sotto il logo e la reintestazione della nostra pagina, appunto vedrete il nome chat e lì naturalmente vi potrete così connettere, o meglio potrete interagire con noi, e vi aspettiamo appunto nella chat. Poi appunto anche nella chat scorrete in fondo la pagina e troverete la possibilità di vederci anche in video, ovvero video, ricordati il vi è importante, la vi è molto importante. Quindi caro Saio, voi non abbiamo ospiti nemmeno stasera, colpa, dai, facciamo del nostro io responsabile o del direttore artistico messo lì politicamente, che sarei io, da Saius, e naturalmente non abbiamo ospiti neanche questa sera, ci saremo solo noi, vi intratterremo quest'oretta fino alle 11, 11 e qualcosa, e poi vi lasciamo andare a letto. Quindi ringraziamo coloro che ci seguono, magari fatecelo sapere nelle nostre pagine anche in Facebook con il nome Science Web Network, ci troverete anche lì, e mettete pure mi piace cliccando su mi piace se vi fa piacere, che a noi fa piacere, e poi anche con Twitter ci trovate con il nome chiocciola Science, attaccato minuscolo. Poi le cose che il nostro grande Science carica le troverete sempre sul sito, nella pagina Facebook, anche in YouTube con il nome Science Web Radio, comunque Science Radio. In ogni caso, alcune delle nostre trasmissioni, vero caro Science, ultimamente per i nostri un po' problemini vari, personali e non, sono andati un po' sfaldandosi in queste mesi, in queste mesi. in queste. Come ti stavo ascoltando, sai, con tanta attenzione, caro ragazzo. Quella che diceva. Mandiamo il primo brano che di Sam Brown. È Booker. Ci sei Gianluca? Gianluca, il nostro amico Gianluca, già si è fermato col dito sul naso. Mandiamo il primo brano che è di Sam Brown, Who Cares, e quindi automaticamente poi riprenderemo la trasmissione. E vai col nostro brano. We're fighting a battle, we're singing the same song, trying to find someone who cares as much as we do. We're climbing the ladder while we're sinking in this boat, trying to find someone who cares. Oh, I'm letting go, she'll never know how I feel. Oh, this is real at all, she'll never see. So why leave her bed to find someone who cares as much as I do?
Bene, bene, cari amici, ed eccoci qua sempre con Saiuz Web Network. Stiamo riprendendo la nostra chiamata qui. Gianluca ogni tanto cade, riprende, rientra, non so cosa fa, insomma, cari amici. Eccoci qua. Avete ascoltato un bellissimo brano di Sam Brown che si chiama Vukares. Gianluca, come si pronuncia? Dimmelo tu. Aspetta, Gianluca, dimmi, aspetta. No, non parlare. No, non parlare. Gianluca, dimmelo tu. No, sì, non parlare. Parla, parla, Gianluca. Ma perché non metti il microfono buono, dico io? No, ho il microfono buono, dici tu. No, no, quella è una ciofeca. Quello l'hai vinto con i punti Miralanza, quello che... Questo caffè è una ciofeca, ma questo microfono è buono, giovanotto. No, secondo me non è settato bene su Skype. Arca miseria. No, secondo me hai preso il microfono della cam. Ah! Vedi, cioè, ci vuole sempre Saiuz qua. Cari amici, dovete sapere che il vostro Gianluca è un vecchio insallanuto. È proprio un zallanuto, quei vecchi addormentati che non sanno che cacchio fare nella vita. Come mi arrivi adesso? Vedete, cari amici, che ci vuole sempre Saiuz, il vostro caro Saiuz, per mettere a posto le cose qui. Mettiamo a posto le cosucce. È inutile che ti metti a posto il ciuffo tu, perché c'è niente da fare. Io potevo continuare a sgolarmi, a parlarmi, già che sono senza voce da un po' di tempo a sta parte, potevo anche sgolarmi, ma... Bene, cari amici, riprendiamo da capo alle 22:18. Benvenuti a questa diretta. Sono pronto con un secondo brano per la prossima tua caduta, così siamo sicuri. Esatto, se cade la linea, perché ci saranno sicuramente intasamenti di linea in questo periodo in cui tutti sono a casa, in vacanze, in ferie, tra gli studenti, i ragazzi. C'è Mister Muscolo per il tuo intasamento. Esatto. E quindi, cari amici, siete in diretta web su Saiuz Web Network, sempre il lunedì sera, questo appuntamento che si rinnova ogni tanto. Siamo giunti alla 12ª puntata, giusto Saiuz, mi dicevi poc'anzi, se non erro, quindi questo appuntamento settimanale giunti al 7º mese dell'anno, si capisce che se io sono settimino, hai ragione. Esatto. Io sono novembrino, e quindi se fossimo andati in onda ogni settimana da inizio anno, come sarebbe stato, non sarebbe la 12ª puntata. Quindi da questo si evince e deducete benissimo che purtroppo quest'anno non siamo andati in onda abbastanza spesso come previsto, settimanalmente o con cadenza settimanale, ma quando capitava ogni 2 settimane, a volte 3, come in quest'ultima occasione, anche quasi un mese, caro Saiuz. No, un mese no, però un paio di più di un mese. Bene. E nella fattispecie questa sera, come dicevo all'inizio, ci manca il nostro grande mitico Luca, il nostro... A te manca la spalla, insomma, non sono più buono da fare da spalla io. Se... Esatto, non ho mai, vedo che hai perso la verba. Io mi allontano anche dal microfono, perché sennò ti arrivo così sparato dentro che ti stappo quelle orecchie di cerume, piene di cerume. Che più che altro chi poi rivede la puntata, che tu caricherai come sempre grazie del grande lavoro che fai per questo network, di cui tu sei, ricordiamo ancora una volta, non lo stancherò mai di apprezzare, elogiando le tue doti e la tua idea. Tu sei appunto l'ideatore, il creatore, nonché poi anche il produttore esecutivo, nel senso che sono tutto io, i pagamenti per andare in onda. E quindi anche naturalmente il titolare di questo network, di cui noi ci pregiamo e siamo orgogliosi. Ma stasera, caro Gianluca, vorrei dire 2 cose interessanti. Sì, sì, sentiamo. Una prima cosa interessante, che adesso faccio un po', diciamo, il conduttore serio che presenta Gianluca, insomma, che sei sparito in quest'ultimo periodo perché sei così preso da impegni, eccetera. Ma anche come regista, non so se ti prendono sul serio come regista, te lo dico. Che come sei messo, io non lo so. Grazie, Saiuz. Mi metterei a ridere tutte le volte che ti vedo. Insomma quel pizzetto lì da birichino, là. Sei uno spanizzo. Stasera sta facendo La Maschera di Ferro per televisione. Ah, dai, quindi ci siamo a tema, però con un grande Leonardo DiCaprio che io adoro. Ma quale grande? Dove sta Leonardo? Mi piace. Non dire cose che non sai. Ma dove sta?
Saius, non È ti esprimere Totò così. l'unico grande, Totò il mitico, Antonio De Curtis, il mitico. Entri in un terreno minato. No, devo sapere, insomma, che fa? E questo spettacolo che stai presentando come regista, insomma, stai preparando, eccetera, ma è andato? Sì. O non è andato? Ah, sì, questo spettacolo, vabbè, adesso sta avendo delle proroghe, purtroppo, ahimè, nel senso che mi spiace, perché anch'io poi avrei altri impegni da settembre in poi, dove mi hanno confermato e chiamato per altre nuove cose, e quindi anche il fatto che questo spettacolo è una sorta di musical che stiamo mettendo in piedi, che sto mettendo in piedi appunto qua in provincia di Treviso, con dei ragazzi per lo più, diciamo così, di livello amatoriale, nel senso che comunque sia nulla a pretendere, molto onestamente, io sono molto corretto e trasparente, lo sai, e per cui i tempi purtroppo si sono un po' dilatati, non per volontà o per colpa di qualcuno in particolare, però purtroppo per colpa di Gianluca, accade, insomma. Anche nel professionismo, tra l'altro, tra i professionisti, che ne ho viste di cotte e di crude, ovviamente, anche qui purtroppo i tempi si sono un attimo dilatati. Ovviamente non per colpe mie o perché non voglio additare nessuno, però purtroppo si vedrà a dicembre se tutto andrà a buon fine, ma non diciamo nulla, non solo per scaramanzia, ma anche perché non si sa mai nella vita, visti qua gli andamenti degli ultimi periodi. E quindi sì, si va avanti con la preparazione. Loro questa sera, tra l'altro, caro Saius, sono anche appena arrivato, un po' trafelato, perché sono andato a presidiare le prove di canto, perché ovviamente essendo una sorta di musical, quindi c'è la componente teatrale di recitazione che seguo io come regista, ma soprattutto anche come formatore per quanto riguarda la parte di recitazione che ho seguito appunto con i ragazzi. Poi c'è la componente degli altri settori, cioè del ballo, della danza, quindi, e del canto, quindi della musica intesa come canzoni che cantano i ragazzi, perché ovviamente è uno spettacolo un po' misto, che appunto è tipo musical, cioè teatro, musica e teatro musicale, non inteso come lirica, teatro musicale, ma inteso appunto come una sorta di musical. Non è un musical, per correttezza, sempre onestà, con tutto rispetto per chi lo fa, però è una giusta via di mezzo, perché c'è appunto, ci sono parti recitate, parti cantate e parti appunto ballate con appunto questi balletti fatti da coreografi e quant'altro, e il tutto procede. Quindi questa sera appunto, caro Saio, sono andato un attimo lì e poi sono venuto subito qui accompagnato dalle mie assistenti. No, ma io stasera ho preparato due artisti quando andiamo in onda. Uno è Sam Brown, che abbiamo già ascoltato il primo brano, ma l'ho fatto in tuo onore, perché se tu hai avuto modo di ascoltare Sam Brown, è molto bravo, soprattutto il primo brano che abbiamo mandato. Ma adesso ne manderemo un altro che si chiama purtroppo Felony, come cacchio si pronuncia, me lo sai dire tu, perché in inglese. Però come secondo artista, rispetto a questo, ho preso una cosa un po' più calma, perché ho detto iniziamo la serata carica, invece abbiamo iniziato la serata mosci, dovevo invertire gli artisti e poi dopo andiamo sul moscio, che andiamo verso la fine, perché noi alle 11 stasera già chiudiamo. E poi un'altra cosa bella che volevo dirti, che da appena che abbiamo iniziato abbiamo già avuto un condivide sulla nostra web TV. Un condividi di cosa, Saius? Su Facebook, così... no, perché sai che la nostra web TV le persone ne possono anche condividere. Dai, dove? Dove? Come dove? Spiegaci, grande... Il nostro player della web TV. Se voi toccate, andate sopra col mouse, vedete che si apre, diciamo, una barra dove uno ti fa vedere il palinsesto, l'orario che, diciamo, è l'orario delle trasmissioni, diciamo, le varie trasmissioni registrate, ovviamente, il nostro palinsesto H24. Ti è piaciuto questo H24? L'ho detto bene. E l'altro invece c'è un link che si è scritto condividi, perché condividi il player da qualche parte. Sto andando nel monitor, caro Saio. Nel monitor. Che giro gli occhi e per quello. Cioè, detto già un condividi vuol dire che, come vedi, uno già l'abbiamo come ascoltatore. Esatto. Per dirti questo alla fin fine, questa sera semplicemente vedo che appunto la chat non pullula. La chat lasciala come perdere al solito, anzi, stasera, saluto perché... il caro e grande amico Marco, che questa sera ci segue. Ma Marco, se Marco, scritto, se ci stai seguendo, Facebook, batti un colpo. Lo ringrazio perché appunto
sta connotendo, e anche Clara, che naturalmente anche lei sta evidentemente rientrando ora e che ci sta scrivendo e ci sta seguendo anche lei, due dei nostri web radio ascoltatori, web TV spettatori, web TV ascoltatori. Che ringrazio non solo perché appunto amici miei personali che ci supportano, oltre che ci supportano, caro Saius, cioè, prima sopportano, prima sopportano in diretta. Naturalmente, diciamo, loro sono sempre venuti anche a supportare voi, quindi indipendentemente da me, quindi il ringraziamento di cuore doppio, come pensai io, caro Saius, don meriti anche troppo a tutti, perché penso che la, come ho ma perché hai fatto quello sguardo così birichino adesso, diciamo, sì. Ti sei accigliato no, un poco, lo dico sempre come esempio di vita, penso che a tutti faccia piacere essere riconosciuti ed essere apprezzati per quello che danno e che fanno. E allora facciamo una cosa, lo dico anche per me, nel senso che ma facciamo una cosa, così ho il tempo di farti pettinare la barba. Non torna, ma non perché sono io negativo o altro, ma perché cosa vuoi, c'è chi nasce fortunato e chi un po' meno, insomma, chi la fortuna di avere buttare, Gianluca, questa è una serata è una serata così che Gianluca si sta buttando, gli sta andando sì. Bene la regia, gli vanno bene le cose. Ma contento per lui, perché anche Gianluca, più che per i soldi, lo fa per la passione. No, anche perché non se ne vedono. Cioè, tutto quello che fa lo fa per la passione. Sì, quindi sì, quindi sappiamo tutti quanti, cari amici, sì, soprattutto voi che ci state ascoltando, che Gianluca è uno che ci mette passione nelle cose che fa. Purtroppo quindi, sì, perché a volte anche troppo. No, no, la passione ci vuole sempre. Se viene a mancare la passione, viene a mancare tutto. Quindi è come per me: se non avessi passione a web radio, certo. Web TV, a questo punto non esisterebbe più Saius Web Network. Esattamente, io ti ringrazio. Infatti, in questo progetto lì, appunto, che sta facendo la Resana, la passione muove un po' tutto, è la base di tutto, specie appunto avendo preso in mano una situazione io fin dall'inizio, curando un po' tutto, da partire dal testo che si va a recitare. Poi ovviamente poi ci sono gli altri settori e reparti che comunque viaggiano in contemporanea, ma li devo seguire e prendere per mano, perché sennò si sfaldano man mano, da regista e da capo un po' della nave, senza abbandonarla anche quando sta per affondare. E allora non abbandoniamo i nostri ascoltatori, sì? Mandando il prossimo brano di Sam Brown. Bravo, bravo Saio. Ti ho mandato il link. Già l'ho preso in contropiede, Gianluca. Bene, signor Gianluca, questa sera lei mi sta proprio deludendo su queste cose, ho visto come è iniziato, sa? Perché sono molto giù, vero? Sam Brown, è scritto Feloni con la Y finale. Sì, è giusto, sì, è giusto, sì. È giusto, è giusto. Quindi io quasi quasi mandrassi questo brano. Se a Tia non dispiacciola, a Milia non dispiacciola, quindi Clara, perdonaci questa sera perché siamo un po' arrugginiti. Gianluca è lì che mi sta per svenire, perché lo vedo, esatto. Ormai, insomma, con questo suo fatto che sta dimagrendo, non lo so, che sta combinando poi tutti gli impegni. Io ho questo caldo malefico perché non posso mettere il condizionatore per via di Natalia sta lì, ti ho detto mille volte che la coscia di Gianluca non è uno zampone, capito? Natalia, stai ferma lì, è come la... ma siamo esagerati, Natalia, fermati, ah. No, perché sta chiamando anche il figlio, Omero. Omero che non è quello famoso, ma... No. E Omero che è un cane che ha paura dei tuoni. Ma che c'è temporale, è già scomparso. Va bene, volevo allora dirti, mandiamo Sam Brown. Sì, volevo dirti, Saius, prima di mandare il brano, questa bella estate che naturalmente, diciamo così, adesso lo dico e riceverò critiche. Qui lo dico e qui lo nego. E qui lo necco. Qui lo necco. Esatto, che qui nel nord-est sta diluviando, benché sappiamo che non va bene, non è stagione, dopo un po' rompe, fa i suoi danni, però io, caro Saius, quest'estate così la adoro, molto nordica, molto tedesca, molto estate fresca. Mandiamo il brano prima che ci uccidano.
E allora vai col brano, con Sam Brown. Si lamenta che fa caldo, poi si lamentano che fa caldo, poi si lamentano se fa freddo, tutti che si lamentano, e invece io godo. Cioè, allora lo mandiamo sto brano, Sam Brown, fallo dai, fallo di. In www.sciencewebnetwork.it. E vai col brano, che è sempre qui con tutti noi. Bene, bene, cari amici, ed eccoci qui, siamo di nuovo in ondola, come si dice, la nostra ondola webziana. Che ti devi fare, Gian? Non ho capito. Mi dici, entra tu, io sto facendo l'entrata, l'entrè. Allora, partiamo dal presupposto che non abbiamo detto ancora, no, Gianluca l'ha detto all'inizio, il nostro sito, che è www.sciencewebnetwork.it. Poi oltre al sito abbiamo un numero di telefono, quel numero potete lasciarci anche dei messaggi in segreteria telefonica, che è lo 0422 1626 622, ma comunque chi ci sta guardando sulla web tv lo vede in sovra e poi impressione, perché come l'ho scritto fa venire proprio in impressione quello che sta succedendo. E poi dopo vi ricordo anche che non vi ricordo più che cosa dovevo ricordare. Caro Saius, tante cose. Per esempio che a Gianluca nessuno gli scrive, quest'ultimo periodo soprattutto che è mancato Gianluca, nessuno l'ha scritto, gli ha detto oh, mi manchi tanto.
cosa stai combinando, Gianluca? Come mi manchi? Mi manca la tua panza, il tuo faccione, insomma, la web TV, insomma, soprattutto che ti guardo per la web TV, insomma, poi siamo qui, insomma, a discutere delle cose, no? Signor Gianluca, le va bene questo? Ha smesso di scrivere tutto questo perché io devo trattenere gli ospiti, le persone, i nostri ascoltatori, e lei scrive. Caro Saius, volevo vedere come te la cavavi, insomma. Io me la cavo, cioè, speriamo che me la cavo, te lo ricordo il film del libro. Sì, me lo ricordo. Quel libro. Invece, caro Saius, volevo farti i complimenti, naturalmente per quanto concerne il discorso del network, perché vedo che per l'appunto sta andando avanti con la collaborazione di questa persona che appunto all'epoca vi avevo presentato e conosciuto, mi fa piacere, con Massimo Bonella nella fattispecie, con quindi Pianeta TV Oggi, il quale sicuramente ci starà rimandando anche lui il nostro segnale, e con cui vedo che c'è questa collaborazione di spazio aperto, se non sbaglio, di cui mi sono anche finalmente documentato guardando qualche spezzone di puntata, e vi faccio i complimenti per questa collaborazione, anche per gli argomenti che toccate, e quindi questo per dire che Science Web Network comunque ha sempre un ampio palinsesto che sta ampliando per l'appunto nel tempo. Poi, come dicevo prima, diciamo così, all'inizio, abbiamo alcune cose che purtroppo in questi ultimi mesi si sono un po' perse, tra cui anche le mie rubriche, trasmissioni The Rockman History, che è la storia delle rock band che hanno fatto grande rock nei decenni, e si è andata un po' a perdere appunto anche a causa dei miei impegni, e non solo, e della mia prolungata assenza in questi vari mesi, e lo stesso anche altre trasmissioni che nel tempo, anche i libri. Giusto, Saius, mi confermi, sì, che sono andate e non andate in onda, quindi ci scusiamo con i web spettatori e ascoltatori, però comunque sono trasmissioni che presto riprenderanno, quando anche noi ci rimetteremo, si spera, quanto prima in sesto. Tra l'altro poi ci sarà, come ogni anno, preannunciamo, diciamo così, la pausa di agosto, questa pausa estiva che diamo anche a voi, ma non solo, ma soprattutto a noi, dove noi comunque non è che andremo in ferie e in vacanza come tanti fanno, ma lavoreremo e continueremo a lavorare per voi, facendo praticamente il lavoro che poi andrà in onda da settembre. Dovete vedere Gianluca come lo dice bene questo, perché dopo ad agosto lo vedrete su una maca sotto una palma che, con un bel bicchiere, un cocktail. magari non mi dispiacerebbe, sicuramente. E dicevo, caro Saius, quindi quali sono anche un po', diciamo, le prospettive, se ce ne sono, che ci aspettano per la stagione nuova anche qua sul network, perché mi pare che avevamo anche delle collaborazioni nuove, di nuovi speaker, che poi, insomma, una cosa o un'altra, abbiamo cercato un po' di ottimizzare i tempi, le risorse, cosa vuoi, poi gli impegni un po' di Luca, i miei, portano come sempre, perché ribadiamo al solito, caro Saio, siamo un network indipendente senza scopo di lucro, lo facciamo per passione, quindi per compassione molto spesso e quindi automaticamente chi già ci sopportano, poi ci ci compatiscono, dobbiamo pagare noi perché ci vengano a vedere, no? E quindi dicevo, quindi essendo un po' a titolo gratuito, ovviamente, come spesso accade, ovvio che hai i limiti della gratuitità. Ti piace gratuitità? Gratuitità. L'ho detta apposta. Ma no, non l'avevo capito questo, sai. Era una battuta al lato Totò, l'ignorantezza, insomma. Direi anch'io che ho sviluppato ultimamente. E quindi dicevo, anche questo ovviamente composta tutte le cose. Quindi sempre grande merito il grande Saius, che lui sta dietro al network, aggiornandolo e facendo varie collaborazioni, anche dal punto di vista tecnico, proponendo e mandando in onda, quindi anche il lavoro che c'è della messa in onda e della poi realizzazione postuma di quello che avviene in onda, perché Saius poi monta il tutto per renderlo chiaramente visibile, poi anche fruibile, fruibile, esattamente. Quindi anche chi che viene, bella ospite, parola, esatto, che dice tutto e nulla. E chi viene ospite qui da noi, ovviamente, lunedì sera, che per lo più sono artisti, cantanti, musicisti, band e quant'altro, ovviamente sa che poi l'intervista, o comunque la chiacchierata che fa qui da noi, è a disposizione, che può essere sempre una cosa carina, ovviamente. Poi il nostro sito
e nei nostri, diciamo così, nelle nostre pagine sui, diciamo, nel web e in internet e quindi nei social network di cui anche noi facciamo parte. E se anche voi quindi avete una band o fate parte di un gruppo musicale guarda o come è siete degli partito, ma aspetta, artisti, aspetta, non devi ripetere. aspetta. Ripetilo. Sono caricato. E Sono se anche voi. Dicevo, se anche voi fate parte di una band, di una rock band, o comunque di un gruppo musicale in genere, di qualsiasi genere, o siete degli artisti, cantanti, musicisti o quant'altro, o fate parte di una band, di un gruppo musicale in genere, o anche se siete coloro che conoscono il gruppo, o i manager, o i tecnici audio, l'udi, Bello quello sto che è. guardare in camera che fai, guarda proprio questi occhi che Ah. sprizzano. L'occhio azzurro dello Gianluco. Gianluca. Ti hanno E la riciclato faccia. Gianluca stasera? Mi hanno? Riciclato? Ma perché dici ciò, caro saio? I Cioè, non know! so. A me sembra scritto bicicla. Dicevo, se anche voi siete degli artisti, non solo musicali, ma di qualsiasi genere, anche danza, teatro o anche scultura. Oddio, è difficile far vedere per radio, la web radio, la danza. E dicevo, se Poi mi fate. piacerebbe vederti col tutù. Beh, io a danza sì, non ero proprio il massimo, nonostante anche quando ero più magro, ma. Ma perché sei stato più magro tu? Sono stato, te lo dovresti ricordare, caro Saio, se Forse dissi che io in un'altra facevo. vita, di No, questa. sempre in questa. Anche perché, appunto, Io ti come conosco dicevo. sempre così chiatone. E appunto, come ti dicevo, disgraziato, come ti dicevo, sempre in questa vita ricorderai i miei effetti fisarmonica, quei 10, 12, 15, anche 20 kg in meno o in più, che in breve tempo riesco a Sì, perché calare, guarda. Gianluca è un gran distratto. Perde sempre i chili per strada lui. Insomma, quindi così, Lo dovete vedere comunque. quando va al bar, che andiamo al bar. Io prendo un caffè e lui si è mangiato tre panini, tre brioche. Erano altri tempi questi, caro Rosà, adesso non posso più fare nulla. Va Bene, bene. io diresti quasi quasi. Di mandare un altro Mandiamo un altro branuccio, sempre di Sam Brown, che si chiama Miss Understanding. Che ce ne sono. Grande Saio, stai migliorando con l'inglese e poi continuerò quello che stavo dicendo a chi appartiene alla categoria artistica e vuole venire come ospite da noi il Ma lunedì sera. certo, abbiamo ancora pochi minuti, ma ce l'abbiamo. Non... Perché voglio Sì, far certo. ascoltare anche l'altro artista, un paio di brani dell'altro artista, se Esatto, ti sempre, sempre dispiace. scaricandoci man mano. Scaricandoci man mano. Allora, sempre ti ho mandato il titolo, Sam Brown, che è Miss Understanding, non so come cacchio si pronuncia, però va bene lo stesso. Tanto lo vedranno, chi guarda la web TV vedrà scritto Guarda, sull'immagine, con anche la cover, la copertina bravo Saius, vedete quante cose cura Saius nel nostro piccolo. E allora, come dico Bene. sempre, e sempre così ispirandomi al grande sommo poeta, e vai col brano che è sempre qui con tutti noi! Amen. Partito! Sempre in There will never be another one who gets me like you do. You catch my drift, you fly my flag, you wrote every page of my book, my dear. Yeah, oh no. If I had a dollar for every time you knew, then I'd be the richest man and buy the world for you. Misunderstanding, take me by the hand and let's ride out each other's sunsets. Misunderstanding, you know what I'm thinking. Stand by me forevermore.
but you know this is right. You're the last puzzle piece to me. I'm done 100% complete. Yeah. Oh, girl, if I had a dollar for every time you knew, ed eccoci qui carissimi amici, siamo ritornati in diretta qui io e il mitichino Gianluchino, sempre qui noi, insomma. Perché ridi Gianluca? Io non ti capisco, certo, mi fai fare le entrate e poi dopo ti metti a ridere, non è giusto, insomma. Cioè, io penso che, insomma, le cose devono andare come devono andare, insomma, non possono andare come non devono andare, capito, insomma. Che hai detto? Non si sa. Non lo so neanche. Comunque no, siamo ritornati in diretta, cari amici. Faccio la persona seria, mi presento, perché chi mi vede quando giro per strada, anzi, mi sono accorto adesso che ho la camicia sbottonata, diciamo, alla Brados qua, mi manca solo il medaglione, posto a posto. E no, volevo dire, Gianluca ci stava raccontando alcune sue peripezie, insomma, qualche sua peripezia, insomma, di quelle che sta combinando in questo momento, con tutti i suoi fermi immagine che arrivano, perché purtroppo la rete, cari amici, stasera fa le bizze, insomma, si comporta molto male. La rete, intendo come di essere come rete, non che, comunque, avete capito, insomma, quello che volevo dire. Ho detto tutto. Ho detto tutto. Ma che ho detto tutto, che non ho detto niente. E caro mitichino Gianluchino, questa sera che mancava il mitichino Gianluchino, dato che il mitichino Luchino stasera non c'è, che è lui la tua spalla, bisogna dirla, la tua spalla, degna spalla è lui. Sì, vedo che infatti questa sera manca un po' la verve. Se manca la verve di Lucariello. Manca la punta di diamante, un po' grezza, come diceva lui nella battuta, in una delle prime puntate in cui veniva, perché siamo un po' sottotono, per i nostri problemi e le nostre cose, ovviamente, per cui quello anche rispecchia quello che siamo. Però voglio dire, in ogni caso, cerebralmente, cerebrolesi sarebbe a dire, non ci siamo proprio completamente. E quindi, insomma, cerchiamo di... Vedo Saiuz che stai giochicchiando con il video, sono sparito io e c'è la foto di Luca col tuo desktop. Sempre perché ti ringrazio che prima ci hai voluto rendere partecipi delle tue spese.
diciamo così, casalinga, nel senso di familiari, in cui hai dichiarato che non puoi mettere l'aria condizionata. E direbbe Luca, chi se ne frega, voglio dire, nel senso, sono cose tue, non è che devi per forza farlo sapere a mezzo mondo qui, però... No, ma per via dei cani, per via del che c'ho gli animali, esatto, che soffrono. Sì, vedo, mi piace Saiuz. Mi piace Saiuz, che appunto mi perdo ogni tanto, perché appunto ci scrive Marco dalla chat, che ringrazio come sempre, come ho fatto già. Ciao Marco, prima, Marco, pensaci tu. E naturalmente ringrazio di cuore, perché lui viene anche indipendentemente dal fatto che ci sia io, appunto essendo mio amico. Ringrazio Claudia, che continua a scrivermi anche su Facebook, ci scrive, naturalmente aveva scritto all'inizio che preferiva ad Algisa, e qua ti do il là praticamente, caro Saiuz. Cara Clara, dovessi sapere, ecco, guarda, se sai le cose che succedono nella vita, ma il mio vecchiotto qui, il signor Saiuz, proprio non mi lascia parlare, cioè, ecco, non mi lascia parlare. Ciao Clara, un bacione dalla tua Algisa. Che ringrazio sempre per il suo supporto che mi dà anche nelle varie attività che sto facendo, che anche lei mi segue in maniera eccezionale, perché è veramente un supporto unico e raro. E Clara manda un bacione ad Adagisa, appunto, come ci scrive, e poi naturalmente ringrazio tutti coloro che ci stanno ascoltando anche da tutto il mondo, naturalmente non solo i nostri amici qua dall'Italia, da questa splendida penisola, questo splendido stivale, anche isole ovviamente. Ecco cosa dovevo dirti. Ecco, ho ripristinato i canali in Asia. Ah, perché noi avevamo, temevamo appunto che dall'altra parte del continente non ci seguissero. Sai che cosa ho scoperto? No, ho scoperto che adesso ci sono 7 canali in Asia che ripetono il nostro diciamo web segnale, come lo vogliamo chiamare. Sì, cioè, Luca, ci domanderemo sinceramente dove e come, perché ma chi è colui e chi è costui, ma che tu ci lo segue, sai, che potrebbe seguirci. Io l'ho scoperto perché ti ricordi che avevo scoperto questo canale in Asia? Sì, ecco, che fa tutta roba in inglese, cioè, e va a vedere, ci sono i nostri canali, 7 ne ho contati nella miriade di, diciamo, di web tv che trasmettono lì, no? Che mandano il nostro segnale, radio, però. Quindi... la web radio mandano. Vabbè, meglio, perché anche se non ci vedono, devo dire che va bene lo stesso, insomma, anzi, quasi quasi sarebbe meglio. No, volevo ringraziare, volevo ringraziarli in inglese, insomma, perché io, il mio inglese, l'ultima volta che ho scritto, che ho tradotto con il traduttore di Google, volevano arrestarmi, insomma. Allora Saiuz, dimmi pure cosa devo dire e io te lo traduco. Ecco, vai. Qua, sì, adesso Gianluca, fammi la spremuta di limone, tu mentre stai con la mano così. Intanto chi sta guardando il video della web TV, io sto indicando il grande mitico Saiuz. Io indico se... Sì, esatto, lo indico, eccolo là, che così potete vedere. Esatto, quello là sopra Saiuz, che vedete, è ingrandito, perché sennò non ci stava in tutto il video. Anche se quello che vi ha detto, come ha detto Saiuz, anche se è dimagrito, no, comunque non ci sta nel tutto il video. No, no, invece il non ci sta, non ci sta, non ci sta. Il piccolino Saiuzino, invece quello ci sta. Fingerlino, un beciotto. A proposito, caro Saiuz, ricordiamo quindi il sito www.saiuzwebnetwork.it e soprattutto ricordiamo il numero di telefono, che appunto vedi che sta squillando. Chi sarà mai? Lasciateci un messaggio in segreteria allo 0422 16 26 622. E andiamo col brano. E mandiamo il brano, allora. Bene, cari amici, e nel frattempo Gianluca si riprende dal, diciamo, non ho capito che cosa sta combinando. No, niente, volevo andare a rispondere perché mandiamo, no, ti mando è subito il web brano. Radio ascoltatore, invece non lo è. Mandiamo di Tula, mandiamo che è scritto CHI. Che. E vai col brano, così sentiamo chi chiama il network. Vai col brano, che siamo tutti noi. Thank you.
Allora, buonasera, di nuovo ben ritrovati qui in diretta web su Saiuz Web Network, perché per l'appunto siamo Saiuz Web Radio e Saiuz Web TV. Siamo giunti un po' alla fine di quest'altra nuova puntata in diretta web di lunedì sera. Provvisoriamente i due compari più uno, giunta alla sua terza edizione, il terzo anno in cui andiamo in onda, e ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguiti. Serata un po' così, in tranquillità. Un po' di, direi io e caro Saius, diciamo un po' sottotono e scialba, perché anche noi, presi dalle varie vicissitudini di vita, arriviamo a queste ore ormai stanchi, morti, e anche non solo. Dai, scherziamo, distrutti. Siamo sempre qui con voi e ringraziamo coloro che ci hanno seguiti in questa puntata, purtroppo, ahimè, anche stavolta senza ospiti, ma ciò non vuol dire che non ne abbiamo o non ce ne saranno. E quindi stavo dicendo, una mezz'oretta fa, caro Saius, stava dicendo, ma Gianluca è un vecchio insalanuto, quindi si ricorda più niente. E allora stavo dicendo appunto che se io nel frattempo volete, mi faccio un altro mezzo toscano, Ecco, pubblicità a regresso, cari ragazzi, non seguite il Saiuz, non il Saiu da indossare, ma il nostro Saiuz. Dicevo, se appunto siete degli artisti in qualsiasi ambito si parli di musica, quindi se siete naturalmente musicisti, cantanti o quant'altro, appartenete a band, a rock band o comunque a gruppi musicali in genere, in qualsiasi genere, o pittura, arte di qualsiasi tipo, quindi danza, teatro, scultura, fotografia e quant'altro, potrete sempre venire ospiti da noi un lunedì sera. Basta che contattiate appunto il nostro grande e mitico Luca, che questa sera non è presente con noi, e di solito avviene l'incontrario, cioè c'è Luca e Saiuz e manco io per i miei impegni o vicissitudini di vita. E invece questa stasera l'hanno cacciato dal teatro, non sapevo cosa fare, è venuto con noi. Sono scappato dalle prove teatrali e sono venuto appunto per l'apposito, appositamente diciamo qui. E naturalmente contattate quindi, dicevo, il nostro Luca, che anche se stasera non ci ha così deliziato della sua cerebrale presenza, con la sua vitalità appunto di battute, di intelligenza e spessore, naturalmente anche sarcastico, ci manca per questo, ma prossimamente magari ci sarà. E dicevo, contattatelo alla sua casella di posta elettronica inviandogli una mail a luca@saius.com, quindi luca@saius.com. Chi invece volesse contattare il sottoscritto, inutile che lo dica, ribadisca al solito, per qualsiasi cosa concerne la musica, anche per venire ospiti qui da noi o per Rock Band History, la rubrica musicale che appunto facevo fino a qualche tempo fa e che presto tornerà di nuovo in non solo in onda ma forse anche in diretta, e mi contatti pure alla mia casella di posta elettronica gianluca@saius.com. Chi volesse contattare il grande capo, il mitico Saiuz, per qualsiasi cosa concerne un po', concerne il nostro network, lo farà, lo può fare a info@saiuz.com. È tutto facile, perché info o Gianluca o Luca, tutto @saiuz.com. Più corto di così non si poteva, insomma. Sì, Saiuz, ci sono voluti anni, ma siamo riusciti a fare una cosa molto pulita. Lo farò di 3 caratteri il prossimo sito. Esatto. Caro Saiuz, questa sera molto leggera, molto appunto diciamo sottotono per vari motivi, ma comunque questa chiacchierata un po' così, non goliardica, però spensierata, non è volutamente... No, cari amici, dovete sapere che questa l'abbiamo fatta perché sennò dicono, abbiamo pensato, voi... Quei 4 ascoltatori che abbiamo si dimenticano di noi e perdiamo anche quelli, insomma. Esatto, diciamolo proprio papello a papello. Esattamente. E non siamo voluti andare in terreno fancos, perché sennò va a finisci che parliamo di cause un po' pesanducci, della politica, delle cose sociali. No, niente politica, anche se c'ho un magone qua, ma poi ne parlerò nelle mie puntate con due chiacchiere con Saiuz, il mio magone. Esattamente, infatti volevo dirvi alcune, come dicevo prima, alcune nostre trasmissioni e rubriche col tempo purtroppo si sono un po' perse appunto nel tempo di puntate, da cui The Rock Band History, ricordo anche BMT, Band Music Time, questa mia trasmissione in lingua inglese e italiana, quindi fatta da sottoscritto con doppia lingua, in cui intervistavo varie band che abbiamo mandato in onda su Saiuz Web Network, trovate un po' in giro. Si è andata sfasciando un po', dico sfasciando perché mi sento sfasciato, un po' la nostra rubrica sui libri, sul Feng Shui
e anche altre rubriche che purtroppo si sono un po' perse, ma ben presto ritorneranno. Una rubrica su tutte invece è sempre rimasta incolume alle intemperie della vita, e ovvero appunto le due chiacchiere con Saiuz, che è il nostro grande mitico Saiuz. Saiuz, pensaci tu! Esattamente, lui c'è sempre, e se non ci fosse lui, non dico bisognerebbe inventarlo, perché grazie siamo a posto così, ma ma io dovremmo... posso andare avanti ancora per 20 anni poi dopo. Esatto, sì. Io non lo so. E volevo dire, Saiuz, e invece le due chiacchiere dal Parlamento invece com'è finita? La prosegue sempre anche quella, giusto? Sulla web TV, chiacchiere, no, due chiacchiere, chiacchiere dal Parlamento. Chiacchiere dal Parlamento, scusa, anche perché, cioè, in effetti, anche tu sai, sì, no, esatto, anche quelle cose, quella lì, e non è altro, quella trasmissione che metto sulla web TV, diciamo, sono gli interventi dei vari onorevoli, insomma, che, esatto, fanno al Parlamento quando si discute di qualche argomento molto interessante. Allora, infatti, faccio sentire, insomma, perché molte persone non sanno che esiste il sito del Parlamento e il sito del Senato, dove quando ci sono le sedute vengono trasmesse online in streaming, e quindi, bravo, volendo si possono seguire tranquillamente. Allora, sapendo che la stragrande maggioranza non ci va, quel poco che posso fare faccio vedere, insomma, quelli che fanno i nostri politici, che discutono, che parlano quando si prendono a parolacce, però insomma va bene lo stesso. Grande Saiuz, bravo, grazie anche per il tuo supporto e apporto che dai a noi comuni mortali, che magari per lo più, non dico rinneghiamo ovviamente o disdegniamo, ma, no, ma disconosciamo, ti piace questo termine? No, ma sai, proprio, la cosa importante è che lì discutono di cose che poi che vengono riversate, che ci riguardano, vengono riversate su di noi, esatto, soprattutto, esatto, si parla di tasse. Cioè, vanno a sapere chi è il disgraziato che ha messo quella tassa, esatto, sappiamo l'onorevole, lo possiamo aspettare fuori dal Parlamento poi. Ma a quelli va sempre bene, nessuno li aspetta fuori. A noi, se facciamo una cavolata che poi non è così grave o non si ripercuote negativamente su vite altrui, non ci fanno fuori. No, ma io parlo sempre per il dialogo, mai per la violenza. Io sono un contro la violenza, sono un pacifista nato. Porca miseria, ma ammazza tutti! Ah, scusami, sai, ho avuto... Natalia, la devi smettere! La devi smettere, volevo, capite, mettere... Natalia? Vedi che Natalia, anche lei è contro la violenza. La violenza alla gamba, dice il Luco. No, io ho dato soltanto allora... una martellata in testa prima, si sente un po' rintronata, capito? C'ha 17 bene, anni, poveretto. Però è anche brava, una cagna che dura 17 anni. È così, è così ciò. È bravo. Beh, caro Saiuz, alle 23:08, minuti primi di questo lunedì 21 luglio, in questa strana estate di temporali al nord-est, molto rischiosi anche per quello che potrebbero creare, ma belli perché ci rinfrescano un po', dato che la gente si lamenta se fa caldo, si lamenta se piove. No, io mi lamento delle zanzare, basta. Ecco, qualche giorno fa cominciava già a fare qualche punta di caldo alcune giornate, che io ovviamente non sopporto, perché, per carità, e tutti che già si lamentavano del caldo, e adesso piove e si lamentano che piove, che cavolo. Abbiamo cose ben più gravi a cui pensare, di cui lamentarci, giusto Saiuz? Ma che non possiamo dire, perché sennò potremmo rischiare la querela questa sera, perché so che tu no, sei... No, ma c'è, meglio la pioggia che le bombe, notte. Meglio la pioggia che le bombe. Esatto, per queste cose gravissime che stanno accadendo nel mondo, ma che sono sempre... Non mi trascinare tutto su questo terreno, perché lo c'ho tutto qua, c'ho tutto qua. Io afferro per i capelli, Saiuz, e ti tiro... O veramente potresti fare la Totò, cioè tutto qua non mi fare perdere il pensiero, no? Quando diceva no, ma io ce l'ho qui perché non sale e non scende, non sale e non scende, lo so, eppure gli tengo tante cose a casa, lo sa, anche pure qua dove c'è il cuore, vedi, Clara, Marco, ecco, la salutiamo, Clara e Marco, che ci hanno... Volevo dirvi scusateci questa sera, sì. È stato tra virgolette cazzeggio puro. Lo sa. Lo diciamo. Bene, caro Saiuz, noi diamo appuntamento allora a lunedì prossimo. No, no, non diamo appuntamento. Perché? Seguiteci su Facebook, Seguiteci su Facebook. Eh? No, che lì metteremo l'evento.
Va bene, quindi non vi promettiamo nulla, ma potrebbe essere che il prossimo lunedì. Perché se no il prossimo sarò costretto a farlo da solo. Secondo me. Può essere, sì. Può essere che comunque lunedì prossimo. Perché Luca va in ferie, parte per altri lidi. Beato lui, io tu i tuoi impegni, quindi così. Però seguiteci anche durante la settimana, perché il mercoledì abbiamo spazio aperto, esatto, alle 18.30. Spazio aperto, volevo affrontare questo tema alle 18.30, giusto? Spazio aperto, sai. Poi stiamo organizzando con Massimo Bonella di Pianeta GTV per il giovedì sera, però non so se questo giovedì sera, sempre alle ore 22, una trasmissione a tema. Stiamo cercando adesso di contattare vari ospiti per avere anche degli ospiti, e in modo da poter anche dare, diciamo, offrire a chi ci guarda e chi ci ascolta qualche cosa di culturale. Finalmente. Detta così pareva che finora che abbiamo fatto con le altre trasmissioni culturali. Schifo. No, schifo. Rispetto a stasera. Io dicevo rispetto a stasera. Sappiamo che questa è una trasmissione un po' così, insomma, una chiacchierata al bar. Diciamo sempre. Al pub. Poi se ci sono gli ospiti, dipende dall'ospite che ci tira su culturalmente la cosa. E quindi, cari amici, vi aspettiamo forse lunedì prossimo, il 29 luglio 2014, sempre dalle ore 22. L'ha voluto dire. Ci ha messo il forse, però l'ha voluto dire. Ci ha messo il forse, beh, non si sa. E poi, ovviamente, vi aspettiamo per l'ultima puntata prima della chiusura di agosto, appunto, chiusura, diciamo così, della messa in onda di questa e di varie trasmissioni, per riprendere poi a settembre, la solita pausa estiva. Però mi devi fare una cortesia, il brano, sì, l'ultimo brano che mandiamo, sì, amen, lo devi dire tu, Cari fratelli. Enzorelle, no, stavi dicendo, continua la tua... Tanto adesso per un quarto d'ora andrà con i saluti, Gianluca. Già lo so che andremo alle 23.30. E quindi mi fermo qui, anche perché dobbiamo andare a letto, domani è un'altra giornata. No, io non vado a letto. A letto? Non vai a letto? Vabbè, ok. Allora, il prossimo brano di, appunto, che lo sai, Tula. Tula, dei Tula. È scritto, no, Tula. Thoola, quindi Thoola, quindi questi Tola. E ne approfitto per fare un saluto ai nostri amici che stanno anche all'estero. Quindi cioè, non l'hai fatto ancora? Non l'hai fatto, no, ancora. Non lo voglio fare in inglese, non vale la pena. Come no? No, abbiamo i canali asiatici. Quei doni, queste energie al nulla, che disperda questa mia energia al nulla. E andremo ad ascoltare Redeemer, cioè redimitore, aiutami, Science, colui che redime, redimitore, colui che redime, redimermi, redentore, che, caro Science, apre una piccola parentesi, è la festa del patrono redentore, con cui, appunto, basta, non lo so, a Venezia festeggiano, appunto, il terzo weekend, di solito, del mese di luglio. Weekend. Io consiglio vivamente, non voglio fare... Fatete che andiamo alle 23.30, quindi prendetevela la cosa. Non vorrei fare l'ufficio turistico di promozione turistica della città di Venezia, non ne hanno di certo bisogno. Però sarà il mio amore smisurato su una città così bella, stupenda e unica al mondo che abbiamo noi qui in Italia. Però veramente Venezia merita molto. Il Redentore è una festa, la festa del santo patrono, del patrono, diciamo, di Venezia, festeggiato poi con la regata, le barche, con eventi vari, ma in particolare con i fuochi del sabato sera di questo terzo, appunto. Io me la weekend. Prendo comoda. Esatto, tu intanto sai fai, che anche quest'anno mi sono andato a gustare, che non vorrò mai perdere per il resto della mia vita, perché è uno spettacolo unico, anche innanzitutto per il panorama che offre Venezia, ma anche per il fatto che si specchiano sull'acqua della laguna, e quindi uno ha questo effetto stupendo. Poi dipende da dove li vai a vedere, come, ovviamente, però devo dire anche quest'anno eccezionali, e quindi, cari amici, ve li consiglio vivamente. Non hanno bisogno di fargli pubblicità, però meritano davvero tanto. Una città che poi può piacere come no, come tutte le cose, però di fronte a una certa bellezza non si può restare insensibili, o non si può ammettere che, sebbene possa anche non piacere, non abbia una sua bellezza storica e spessore culturale non indifferente, che lascia sempre a bocca aperta.
Bene, cari amici, alle 23:15 minuti primi di questo lunedì, e naturalmente ricordiamo che questa puntata, grazie al grande lavoro che fa il mitico Saius, sarà a disposizione, disponibile e riascoltabile anche il, diciamo così, giovedì in differita, per quanto riguarda appunto Saius Web Network, in www.saiuswebnetwork.it dalle ore 14:30. Confermami o correggimi, caro Saius? Non lo so, devi saperlo, non lo so. Va bene, il direttore artistico sa e non sa, è informato fin là, e poi a disposizione nel nostro sito e nelle nostre pagine, compresi i social network, dove siamo presenti. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Thank you very much for coming out tonight and see us here on Facebook. No, I'm joking. Here on our website, it is www.saiuswebnetwork.it. Thank you so much. We are a little Italian web radio and web TV, and I hope you enjoy yourself listening to us, or if you want to see us on our web TV. So I give you a big hug to everybody over there, all over Europe and in the USA and on the other continents. Thank you so much, ladies and gentlemen. See you next time, maybe on Monday, next Monday, here on the Science Web Radio at 10 o'clock p.m. CET, Central European Time. Ho voluto fare un breve, veloce saluto, come hai sentito, abbaiando, caro Saius, come tu ami sempre dire, e naturalmente... Natalia si è messa paura, se n'è scappata. Se n'è scappata, aveva ragione, povera Natalia. E quindi, caro Saius, lascio la parola a te e una buonanotte a tutti. Bene, cari amici, vi ringrazio. Ringrazio Gianluca che si è fatto vivo dopo un bel pezzo che non lo vedevamo. Ringrazio Luca che non è venuto questa sera perché aveva impegni, ma soprattutto un abbraccio e un caro saluto a Clara, a Marco e a tutti gli altri amici che non si sono fatti vivi ma che ci hanno ascoltato, perché vedo che il contatore va su, quindi ci sono ma non si sono fatti vivi, anche se non si fanno sentire e non voglio commentare. No. Quindi andiamo con l'ultimo brano della serata. Vi aspetto mercoledì alle 18:30 con Spazio Aperto. E bye bye a tutti quanti. Ciao a tutti, la vostra Dalgisa è qui che vi saluta perché non sa più cosa fare. Deve portare il nonno Saius a letto. Esatto. Avete ascoltato la 12ª puntata di Provvisoriamente i due compari, andata in onda lunedì 21 luglio 2014. Dalle ore 22 alle 23:17 in www.saiuswebnetwork.it. Ciao a tutti, buonanotte e alle prossime. Ciao 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 ciao, ciao. It's all